Siamo nel pieno della settimana di eventi dedicati alle tematiche dell'abitare tra la città di Arezzo e le quattro vallate. L'occasione è fornita dai 20 anni di attività di Arezzo Casa. Si parla quindi di edilizia popolare e di quale possa essere lo scenario futuro. Sono 20 anni Arezzo Casa, però si cerca di guardare con positività all'avvenire. È anche vero che è un periodo già abbastanza lungo di criticità, perché in assenza di un piano casa nazionale, in assenza di finanziamenti strutturali da parte di Ministero e di Regione Toscana, anche una programmazione diventa molto difficile, ma soprattutto diventa difficile dare risposte immediate ai tanti cittadini che hanno delle criticità nelle loro abitazioni. Ed è difficile spiegare che non riusciamo a far fronte a tutte le richieste che derivano anche da un patrimonio datato, quello che c'è in tutto il territorio provinciale, per carenza di fondi. Quindi questa, purtroppo, ci troviamo sempre in una situazione scomoda e antipatica del non riuscire, non poter dare risposte che i cittadini vorrebbero sentirsi dire. Pochi giorni fa sono stati 9 gli alloggi popolari consegnati nell'Aretino, ma ormai è cosa più unica che rara. Il cuore del festival sarà venerdì 27 settembre. Alla Borsa Merci ci sarà un convegno con alcuni dei massimi esponenti di livello nazionale e internazionale sul tema proprio dell'abitare, per fornire una prospettiva sul cosiddetto social housing. Quindi questo convegno fa il punto su questo momento di criticità e avremo dei momenti scientifici con Nomisma, che presenterà uno studio che dimostra proprio questo, e quello che di qui a breve, ma non tanto in là, di qui a 5 anni, in assenza di cambiamenti, potrebbe accadere, quindi l'estrema difficoltà dei soggetti gestori o proprietari in altre regioni dell'alloggi ERP. Avremo Sda Bocconi, che fornirà degli elementi anche di possibili modalità di finanziamento. Avremo un intervento in videocollegamento di Housing Europe, che farà vedere come vengono finanziate queste, il social housing, o comunque le cosiddette case popolari nel resto d'Europa. Avremo l'importante testimonianza di una concittadina aretina, che è l'architetto Silvia Casi, che lavora da 25 anni in Francia con tutti i governi per la riqualificazione proprio degli alloggi e dei quartieri popolari di tutta la Francia. E nella mattinata invece avremo gli interventi più istituzionali: il neopresidente di Federcasa nazionale, il presidente di CISPE regionale, oltre agli interventi delle autorità locali, e quindi avremo poi in chiusura di convegno le conclusioni da parte dell'assessore Spinelli, che è l'assessore regionale alla casa, e dell'onorevole Nisini per quanto riguarda il governo. Quindi credo sia una giornata molto impegnativa, molto intensa, ma ci auguriamo che possa dare degli spunti per il futuro.